Un altro domani, trama puntate, dal 16 al 20 gennaio 2023. Giulia è innamorata di Leo. Un altro domani sta andando avanti e nel corso delle puntate dal 16 al 20 gennaio 2023 si scopriranno le carte per quanto riguarda i sentimenti che Giulia prova realmente. Infatti, dopo essere stata allontanata da Tirso, la ragazza si rende conto di provare dei sentimenti sempre più forti per Leo, che ha conosciuto da poco. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Un altro domani, dove eravamo rimasti? Carmen è preoccupata per Victor che non è più il giovane allegro e spensierato a cui lei prima era abituata. A questo si va ad aggiungere anche il fatto che tutti in colonia sono ancora convinti che lui sia colpevole del colpo di stato che si stava organizzando. Giulia cerca di gestire come può la situazione legata all'articolo che l'ha diffamata ed un grande aiuto in questo senso glielo offre Leo. Quest'ultimo sfrutta le sue conoscenze per insegnarle delle tecniche psicologiche per tenere a bada la tensione. Alla fine la infante scopre l'identità della persona che ha scritto l'articolo e perciò si libera da tutte le accuse contro di lei. Nel frattempo Victor non obbedisce ai costanti ordini di Ventura che cerca di ripulire l'immagine della famiglia dopo quello che è successo. Ventura è molto arrabbiato e minaccia di vendicarsi, e Carmen ne è consapevole. Lunedì, 16 gennaio 2023. Tirso si scusa con Giulia per aver dubitato di lei e per aver creduto che fosse stata lei stessa a pubblicare gli articoli. Giulia accetta le scuse ma questo non cambia le cose tra di loro e lei non si riavvicina all'albergatore. Diana inizia a sospettare che la figlia sia in qualche modo interessata a Leo. Nel frattempo la donna deride la infante perché quest'ultima ha avuto l'idea di diventare influencer in maniera tale da promuovere meglio il suo negozio. Diana trova che quest'idea sia imbarazzante e ovviamente crede che Giulia non ce la farà mai. Giulia va su tutte le furie e finisce per non controllarsi più con la madre, quindi va via di casa e si allontana da lei. Carmen decide di accogliere in casa Victor, per evitare che debba essere a contatto con il padre con tutti i rischi del caso. Il ragazzo però teme che quando Ventura lo scoprirà si infurierà e non risparmierà nessuno, nemmeno Carmen e suo padre. La Villanueva però difende il ragazzo sia con Francisco sia quando lo stesso Ventura si presenta a casa convinto che il giovane si rifugi lì. Martedì, 17 gennaio 2023. Victor non vuole più dare problemi a nessuno, soprattutto considerando che Carmen l'ha aiutato così tanto in questo periodo difficile. Quindi decide di andare a stare in albergo, non avendo altri posti disponibili. Carmen incoraggia Linda a non gettare la spugna e a continuare a non fermarsi nel suo tentativo di diventare la nuova proprietaria del Rio Club. Quello che la ragazza non sa, è che Patricia sta cercando di spingere Angel a fare lo stesso acquisto e sembra essere sulla buona strada per riuscirci. Giulia, che ormai ha preso più confidenza con la psicoterapia e con questo mondo, suggerisce a Diana di intraprendere un percorso di questo genere. Il maggiore tempo libero di Diana la porta a stare sempre a contatto con Giulia ed il loro rapporto si sta rovinando irreparabilmente. Una frase pronunciata da Giulia durante la loro discussione fa pensare a Diana che sia arrivato davvero il momento di prendere in mano la sua vita e di farlo con l'aiuto di un professionista, che la aiuti a gestire meglio alcuni lati del suo carattere. Giulia vuole lanciare la linea di accessori dell'azienda e fa del suo meglio per diventare una buona influencer, ma ancora una volta questo suo piano sembra non andare a buon fine. Mercoledì, 18 gennaio 2023. Carmen sta trascurando il suo lavoro in officina perché è sempre più preoccupata per la situazione di Victor. Ora, infatti, Patricia le dice di stare lontana dal ragazzo se vuole evitare di causare problemi a tutti, compresa la sua famiglia. Anche Ventura cerca di ottenere il Rio Club e di diventarne il proprietario, quindi Angel non è così convinto di volersi mettere contro di lui e di contendergli questo affare così importante. Patricia dice che sicuramente Ventura sta cercando di mettere alla prova il suo coraggio e che non si arrabbierà se lui cercherà di ottenere il Rio Club, al contrario, sarà fiero di lui. Al contrario Angel si convince che, dopo tutto ciò che hanno fatto insieme, Ventura lo considererebbe un tradimento. Giulia è sempre più a suo agio con Leo e passa sempre tanto tempo con lui. La ragazza si rende conto che sta iniziando a provare qualcosa di speciale per lui, ed anche se non vuole ammetterlo, tutti si rendono conto che ormai tra i due è nata una sintonia speciale. Anche Tirso inizia a convincersene e non è felice. Giovedì, 19 gennaio 2023.
Ribeiro è ancora pieno di autostima e di felicità dopo essere tornato dalla Germania, ma un commento di Chloe non troppo innocente fa vacillare tutte le certezze del ragazzo, anche se sembra che lei non lo abbia detto di proposito. Carmen continua a sostenere Victor in pubblico ed in privato, ed invita Francisco a dimenticare tutto quello che è accaduto, di cui il giovane non aveva colpa, e di riassumerlo in fabbrica. Francisco non è disposto a fare una cosa del genere e non intende schierarsi così apertamente contro Ventura. Linda affronta le varie battute d'arresto che si presentano nel suo tentativo di diventare la nuova proprietaria del Rio Club, e grazie anche alle parole di Carmen dimostra di non avere nessuna intenzione di arrendersi finché non avrà raggiunto l'obiettivo. Kiros deve affrontare la stanchezza e i sentimenti contrastanti che prova in merito a Carmen, e tutti si rendono conto che il ragazzo è messo a dura prova dalla situazione. Giulia e Diana affrontano una seduta di psicoterapia congiunta per cercare di affrontare i problemi che le affliggono, su consiglio di Leo che da lontano gestisce la situazione e cerca di ottenere un miglioramento. Venerdì, 20 gennaio 2023. La terapia non funziona su Giulia e Diana ed al contrario madre e figlia si allontanano sempre di più, a causa di numerosi scontri e delle continue divergenze di opinione. Giulia e Leo, al contrario, finiscono per avvicinarsi più che mai e stanno quasi per darsi un bacio. Ormai i sentimenti reciproci che provano sono innegabili agli occhi di entrambi. Dani è sempre più nervoso e finisce per dimenticare gli opuscoli che aveva preso dall'associazione dedicata alle persone transessuali in officina. Questi opuscoli finiscono nelle mani di Chloe che non fa troppa fatica ad immaginare quello che sta succedendo. Il segreto di Dani sembra ormai essere in pericolo. Patricia si inimica definitivamente Ventura quando decide di affrontarlo per la corsa al Rio Club, mentre Carmen mette alle strette Francisco e la sua compagna. I due cedono e riassumono Victor, certi ormai di avere già Ventura come nemico proprio per via della vicenda del Rio Club. Voi che cosa ne pensate? Credete che Giulia e Leo si metteranno insieme oppure la infante continuerà sempre a provare dei sentimenti solo per Tirso? A voi i commenti. Un altro domani. L'intervista ad Amparo Pinero, che interpreta Carmen. Ad un altro domani ci sono due indiscusse protagoniste. Si tratta di Giulia e Carmen. Quest'ultima è la protagonista che vive le vicende ambientate nel passato ed in particolar modo nella colonia in Africa di Rio Muni. Amparo Pinero, l'attrice che veste i suoi panni, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato di sé, delle sue esperienze e del suo personaggio. Ecco che cosa ha detto. Un altro domani. Amparo Pinero parla di Carmen e della sua esperienza. Amparo Pinero è l'attrice che veste i panni di Carmen, la protagonista che assieme a Giulia anima le vicende di un altro domani. Carmen è la nonna della infante, le cui vicende vengono raccontate proprio attraverso il suo diario, e le storie sono ambientate a Rio Muni, in Africa. Amparo Pinero ha parlato di questa esperienza, dichiarando che l'aspetto più complesso e più interessante è stato anche quello di ricostruire una vita del tempo passato. Amparo ha spiegato che ha interagito molto con la sua stessa nonna per capire come fosse la vita quando aveva la sua età e si è concentrata molto su questo aspetto per immedesimarmi meglio in Carmen. Al contempo, l'attrice ha dichiarato che ha interagito anche con il regista Josep Cister Rubio. Quest'ultimo, infatti, si è ispirato alla storia delle sue due nonne e per questo motivo aveva in mente delle idee ben precise per questo progetto. Quindi, Amparo ha detto di essere rimasta molto emozionata per aver potuto far rivivere i ricordi di sua nonna. Infine, l'attrice ha anche dichiarato che esteticamente gli anni 50 erano sicuramente molto meglio di quelli attuali dal punto di vista estetico, per via dei vestiti, del gusto in generale, così come i progressi ed il trucco. La Pinero però ha dichiarato che preferisce vivere ai tempi di oggi. Dal suo punto di vista, infatti, si vive meglio anche grazie ai progressi della scienza e della medicina. Un altro domani. Amparo Pinero svela le differenze tra lei e Carmen. Amparo Pinero ha anche voluto rivelare quali sono le differenze fondamentali che la contraddistinguono rispetto al suo personaggio, quello di Carmen. A differenza della Villanueva, infatti, Amparo ama la tranquillità e di conseguenza non è così avventuriera e non ha voglia di vivere qualcosa di straordinario come il suo personaggio. L'attrice ha anche spiegato che, sebbene le piaccia ogni tanto transitare per una grande città piena di movimento, al contempo il suo ideale di vita è in una piccola casa isolata, preferibilmente in mezzo alla neve.
Infatti Amparo ha sottolineato che ama la neve molto di più del mare, ma in ogni caso anche una casa al mare le andrebbe bene, quello che conta è la tranquillità. Amparo Pinero ha anche spiegato che cosa l'ha attratta di un altro domani, portandola ad accettare il ruolo. Il mix tra dramma e commedia ha convinto l'attrice ad interpretare Carmen e allo stesso tempo quello che l'ha colpita è stata la lotta di Carmen e Giulia per l'uguaglianza e la libertà, anche se entrambe in sensi diversi. Amparo, a parte lo spirito d'avventura, ha dichiarato di sentirsi molto simile a Carmen anche se lei è più estroversa. Leggendo i copioni, infatti l'attrice si rende sempre più conto di pensare come lei e di essere quindi molto simile alla Villanueva. Anche Amparo non tollera le ingiustizie come Carmen e cerca di opporsi in ogni modo esattamente come fa il suo personaggio. Al contempo la Pinero ha detto che la cosa che la unisce di più al suo personaggio è la sensibilità. Entrambe infatti sono accomunate dell'essere troppo sensibili. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Amparo Pinero e che idea avete sul suo personaggio in Un altro domani? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.